Il primo sole di luglio non è ancora sorto quando lasciamo il parcheggio della diga di Place Moulin. Percorriamo inizialmente un tratto della strada che costeggia il lago, lasciandola poco dopo per portarci sul sentiero 8 che si trova poco più in alto. Troviamo ben presto i danni lasciati da una delle molte grandi valanghe che hanno sconvolto diverse valli della regione. Alle prime luci dell'alba siamo sul sentiero alto. Presto il sole sorgerà da dietro le Grand Muraille. Sotto di noi il grande lago di Place Moulin con il suo incredibile colore turchese. All'estremità nord-est del lago si trova il noto rifugio Praleillet, ma è fuori dal nostro itinerario. La prima pennellata di luce illumina la vetta del Dôme de Prat de Dieu. Al primo bivio per il Praleillet svoltiamo a sinistra allontanandoci dal lago e imboccando la Combe d'Oran. Secondo il cartello, 2 ore di cammino ci separano dal rifugio Nakamuli. La Combe d'Oran è un lungo verdeggiante vallone ricco d'acqua e circondato dai ripidi versanti rocciosi di cime che dai 3.300 superano i 3.700 metri. Sopra di noi gli stambecchi sono già svegli e in cerca di cibo. Il sentiero è ben segnato, ma presto incontriamo i primi nevai, resti anch'essi delle valanghe primaverili. Il torrente che scorre sotto la neve consiglia caldamente di tenersi lontani. La consistenza è ancora buona, andrà sicuramente peggiorando all'arrivo della luce del sole. La traccia, riconoscibile nonostante la neve grazie ad alcune frecce gialle, piega a destra prima della cascata. Noi proseguiamo dritti cercando una diversa via di salita. Risaliamo così le rocce sulla sinistra orografica, puntando al pianoro sotto il rifugio Nakamuli, che appare poco dopo già illuminato dal sole. Raggiunto il pianoro, ritroviamo come previsto la traccia del sentiero. Sullo sfondo si staglia il Col Collant, nostra prossima tappa. L'ampia conca, lunga quasi 2 chilometri, alterna pietraie e nevai, la cui copertura diventa più continua con l'aumentare della quota. Sulla neve si riconosce comunque una traccia che conduce al valico. Come previsto, appena arrivati al sole, troviamo neve decisamente più molle. Il manto nevoso è in cattive condizioni, solcato da 1000 canali e avvallamenti dovuti alla pioggia. Alla base dell'ultima rampa, prima del Col Collant, ci fermiamo sulle rocce affioranti. È ora di calzare i ramponi che ci assicureranno una progressione migliore. Ma è giornata, guarda!
Arrivati quasi al Col Colon, incontriamo un piccolo tratto non innevato e svoltiamo a destra. La prima cima è la nostra punta Kurz. L'avvicinamento al pendio finale è caratterizzato da pendenza via via crescente. Girato il costone ovest, puntiamo verso l'anticima. L'inclinazione del pendio è tra i 30 e i 35 gradi. Doppiata l'anticima, non rimane che percorrere la cresta finale. Questa non è affilatissima, ma richiede attenzione a causa di piccole ma pericolose cornici sul lato sud. La neve, almeno qui, è in condizioni migliori. Dalla vetta il panorama è ampio, sia sul versante svizzero che su quello italiano, nonostante la presenza di cime più alte. In basso spicca in particolare il bacino dello Glacier d'Arolla, ormai enormemente ritirato. Il caldo e la lunghezza del ritorno, che avverrà lungo la stessa via di salita, impongono anche questa volta di non fermarsi troppo tempo in vetta. La neve si sta ammorbidendo, ma per il momento la situazione non è critica. Tornati nei pressi del Col Colon, le difficoltà si possono dire finite. La neve ormai è molle. Continuiamo la discesa con i ramponi per migliorare comunque la tenuta. Lo scioglimento della neve alimenta mille rivoli d'acqua che scendono da tutti i versanti. La nostra punta Kurz mostra da qui la sua parete sud e il tratto terminale della cresta. Dove la copertura nevosa si fa meno continua, possiamo fermarci, liberarci dai ramponi e passare ad un abbigliamento più leggero. Seguendo tratti di sentiero e segni sulle rocce, riguadagniamo il fondo della conca. Anche al ritorno lasciamo il Nakamuli fuori dal nostro itinerario. A differenza della salita, questa volta ci manterremo sul sentiero normale, senza effettuare varianti. Lasciato l'altopiano, il sentiero scende decisamente ripido, con rapidi tornanti verso la Combe d'Oran. Alcuni punti sono attrezzati con gradini metallici e qualche canapone. Considerati gli ancora ampi nevai, alla base della paretina è stato steso un ulteriore canapone. La consistenza della neve comincia ad essere problematica. Riguadagnati i nevai sul fondovalle, ci lasciamo alle spalle la conca del Nakamuli e continuiamo la discesa lungo la Combe d'Oran. Scavato alla base dal corso del torrente, il manto nevoso sta ormai collassando in più punti. Con questi ultimi traversi i nevai finalmente finiscono. La portata del torrente è aumentata rispetto al mattino, ma guardarlo non è comunque un grosso problema.
L'ambiente subglaciale è ormai lontano. Alla base della Combe d'Oran attraversiamo ampi prati fioriti. Compare infine tra gli alberi il turchese del lago di Plasmoulin. Per tornare al punto di partenza dobbiamo però percorrerne ancora l'intera lunghezza, quasi 5 chilometri. Alle nostre spalle le Grand Muraille ancora innevate. Al parcheggio della diga, ora affollato, si conclude la giornata.